in Italia della Commissione europea. Non so se sapete quali sono i compiti della rappresentanza, però fondamentalmente sono due, c'è un duplice compito. Da un lato quello di comunicare l'Italia in Europa, cioè far conoscere a Bruxelles quello che sta succedendo nel nostro paese, quindi dare un aggiornamento costante, a volte in tempo reale, sulla situazione nel nostro paese. Però l'altro grande compito è quello di comunicare l'Europa in Italia, cioè far conoscere ai cittadini quali sono le politiche, quali sono le priorità e ovviamente anche le opportunità che l'Unione Europea offre. E tra queste anche le tematiche ambientali, in particolare in quest'anno nel quale parteciperemo al Festival dello Sviluppo Sostenibile tra maggio e giugno, quindi è per noi effettivamente una priorità di comunicazione. Quindi siamo particolarmente contenti di ospitare questo progetto, questa iniziativa, anche perché tocca uno dei punti, secondo noi, critici della questione di Natura 2000, cioè le attività di comunicazione. In questo tema, appunto, la rete è una rete grande, quella Natura 2000, perché sono 27.000 aree in tutto il territorio dell'Unione Europea, 1 milione di chilometri quadrati. L'altro anno ha festeggiato il 25° anniversario, però fondamentalmente i cittadini non la conoscono e quindi c'è sicuramente un problema, una questione da realizzare. Lo scorso anno di questo si è parlato perché appunto c'è una giornata europea, Natura 2000, proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, far conoscere, premio Natura 2000 per far sapere ai cittadini comunque che esistono dei progetti che riguardano questa rete di aree protette. Ed è un po' lo stesso spirito che anima una delle nostre campagne di comunicazione, che è InvestEU, che è una campagna di comunicazione sugli investimenti europei in Italia, nata proprio con una logica simile, cioè esiste tanta Europa intorno a noi, ma non ne sappiamo nulla. E quindi lo sforzo è far conoscere un pochino ai nostri cittadini, tutto quello che c'è intorno e che viene realizzato con i fondi europei. L'abbiamo fatto per esempio con Pompei, perché tutti conoscono Pompei, ma molti non sanno del grande progetto Pompei e dello sforzo imponente che è stato fatto con i fondi strutturali. Cosa analoga facciamo con i ragazzi, per esempio, di a scuola di Open Coesione, è un percorso attraverso il quale i ragazzi scoprono come vengono utilizzati i fondi strutturali per i progetti nella loro regione. Quindi monitorando i fondi strutturali, l'uso dei fondi strutturali, scoprono quanta Europa c'è intorno a loro, imparano quindi, e fanno anche da moltiplicatore nei confronti della cittadinanza. Quindi questo è un pochino il tema che ci lega al vostro di progetto, che è quello di far conoscere queste aree sul territorio. E allora nell'accogliervi e nell'augurare sicuramente questo il successo di questa iniziativa, volevamo lanciare un paio di spunti. Il primo è di coinvolgere nel progetto la nostra rete di centri di informazione Europe Direct, perché in Italia esistono 44 centri di informazione sul territorio, in genere ospitati dagli enti pubblici territoriali, ma non soltanto, che quindi coprono tutte le regioni italiane. E questi centri di informazione sono centri di prossimità al cittadino, quindi sono sportelli che sono aperti al cittadino, che danno informazioni sull'Unione Europea o promuovono il dialogo sull'Unione Europea e la cittadinanza europea attiva. E credo che molti di questi centri sarebbero molto disponibili a dare visibilità alla vostra iniziativa. E la seconda idea che ci è venuta è che, insomma, la rappresentanza è molto sportiva, quindi partecipiamo alla Maratona di Roma quest'anno e partecipiamo soprattutto al Villaggio Maratona, che è nei giorni tra il 5 e il 7 aprile. Il vostro progetto parte il 10 aprile e quindi sfruttateci per dare visibilità a questo progetto. E siccome siamo veramente molto sportivi, quest'anno saremo anche al Giro d'Italia. Cioè la rappresentanza seguirà la carovana del Giro d'Italia e quindi in realtà con un camper saremo presenti in molte delle tappe. E allora mi è venuto in mente che siccome il mondo è quello lì, è quello della bicicletta, magari questa può essere una buona occasione per far conoscere questo bellissimo progetto. Io mi fermo qui, non volevo dire molto altro, ma credo che siano degli spunti che si possono cogliere. Vi auguro tutto il successo per questa iniziativa. Grazie. Grazie mille davvero.
Ci fa assolutamente piacere pensare che ci possano essere sinergie che si sviluppano così immediatamente, per cui assolutamente saremo disponibili alle sinergie. Purtroppo c'è un annuncio che devo dare, questo del giro del Lazio, che è previsto per aprile, a causa di un rallentamento nelle forniture sarà spostato a settembre, però avremo ancora più tempo per fare sinergie e organizzarci, grazie. Mi scuso, devo andare via, ma appunto sì, vi auguro un buon successo di questa giornata di lancio, grazie. Grazie mille.